Ben ritrovati al Notes. Vediamo subito insieme, come di consueto, le curiosità di questa puntata. Nel 1994 venne inaugurato il Tunnel della Manica, che collega la Francia alla Gran Bretagna. Due gallerie sono destinate al traffico ferroviario, con una velocità costante di 140 km orari, e al transito di auto e camion attraverso navette lunghe 800 metri che possono trasportare 150 auto o 35 camion, impiegando un'ora circa per coprire la distanza. Una terza galleria è utilizzata dal personale di servizio per controlli e interventi di manutenzione. Si tratta di un'opera ipertecnologica che ha richiesto 7 anni di lavori e l'impiego di 15.000 operai. Spesso identificata con il nome della società che la gestisce, ossia Eurotunnel, la galleria viene utilizzata in media ogni anno da oltre 10 milioni di passeggeri. Abbiate pure 100 belle qualità. La gente vi guarderà sempre dal lato più brutto. Molière. La curiosità del territorio di oggi ci porta a conoscere l'origine di una delle ricette venete più famose, ossia il baccalà alla vicentina. La tradizione racconta che sia stato il mercante veneziano Pietro Querini, a seguito di un naufragio nel 1400, ad approdare alle isole Lofoten e importare questa materia prima dalle origini nord europee. Tornato in patria, in Veneto, la stiva della sua nave era carica di stoccafisso. Questo piatto è così importante per i vicentini che nel 1987 nacque anche nella città veneta la confraternita del baccalà alla vicentina. L'obiettivo di questa organizzazione, da più di 30 anni a questa parte, è quello di salvaguardare e diffondere l'antica e originale versione di questa ricetta. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci.